in più, cioè di far vedere che hai un po' meno, perché non sta bene vedere le persone felici, contente, appagate, gioiose, soddisfatte in questa società. Non so se ci avete mai riflettuto su questo. Mi rendo conto che c'è poco tempo per riflettere su queste cose, perché il peso della vita è tanto. Mi rendo conto che c'è il peso del futuro, della pensione che ci sarà o non ci sarà, dei figli che cercano un lavoro, lo troveranno o non lo troveranno, delle bollette a fine mese, della scadenza del mutuo, della pensione che non basta mai, del negozio che magari ho dovuto chiudere dopo tanti anni di attività, della mia azienda agricola che è lasciata a se stessa, perché subisco la concorrenza da parte di tutti, senza che nessuno mi difenda, tantomeno lo Stato, che se può invece mi mette i bastoni tra le ruote. Mi rendo conto che l'esistenza quotidiana dell'individuo è fatta di queste cose. Non è che vengo da Marte. E quindi tutto questo che cos'è che ci sottrae? Sapete come si chiamano queste preoccupazioni? Tutto questo ci sottrae che cosa? Lo dice la parola stessa. Preoccuparsi significa letteralmente occuparsi prima. Ci avete mai pensato questo? Quando tu ti preoccupi, cos'è che vuol dire preoccuparsi? Cioè occuparsi prima vuol dire, no? Quindi vuol dire occupare prima uno spazio in un tempo che ancora deve venire. Sapete cosa vuol dire quello a livello mentale? Vuol dire sottrarre forza, energia al mio presente. Voi vivete nel presente o nel futuro? O nel passato? Nel presente, no? Giusto? Non è che vivi nel passato, ma il passato è passato. Il futuro deve venire e tu dov'è che sei? Nel presente. Eppure, con la preoccupazione non sei mai nel presente, quindi è come se non vivessi mai. Ecco perché non c'è tempo per riflettere su niente. Non c'è tempo per pensare. Tu credi di pensare, in realtà non stai pensando, stai ripetendo sempre uguale, tutti i giorni le stesse cose. E quindi come fai a fare una riflessione che riguarda il cambiamento? È evidente che non lo puoi fare. Allora, stamattina io vado in banca. Vado in banca dove ho un conto corrente. Purtroppo ho un conto corrente vecchissimo, molto vecchio, in una banca che è una banca veramente in cui è successo di tutto, che è il Monte dei Paschi di Siena. Vado, io avevo un conto in un'agenzia, mi comunicano che quell'agenzia chiude, non c'è più. Che devo andare da un'agenzia vicina. Io non ci sono mai stato, già in banca non ci vado mai. Soldi sul conto non ne ho, c'ho tre lire proprio così. Sono andato perché dovevo andare a pagare una cosa dell'università di mia figlia, insomma, fare un bollettino. E vado in banca e dice: no, no, non venga più da noi, vada nell'altra agenzia. Io vado nell'altra agenzia. Faccio per entrare, sapete che quando entri in banca c'è quella cosa rotonda, quell'oblò rotondo dove tu devi entrare. Di solito entri e ti dicono: si prega depositare gli oggetti metallici nell'apposita cassettina, si prega depositare gli oggetti metallici nell'apposita. Tu non c'hai niente perché non, magari c'hai uno spicciolo, non so, 10 centesimi, 2 euro, insomma, non è che hai la pistola e arrivi lì, cioè non c'hai niente. Dopo un po' alla mia agenzia ero abituato, mi conoscevano, aprivano e io entravo. Invece io sono entrato e non c'era la vocina, c'era una vocina che mi diceva: deve appoggiare il dito per la scansione delle impronte digitali. Si chiamano dati biometrici. Sapete cosa vuol dire dati biometrici? Cioè vuol dire, bio vuol dire della vita, metrici vuol dire mi devi dare i tuoi dati vitali. Cioè io per entrare nella banca dove ho il conto corrente ero obbligato a dare le mie impronte digitali, altrimenti non potevo entrare. Allora ho detto,
Ho fatto un attimo così, poi mi sono fermato e ho detto, ma scusa, ma perché io devo dare le impronte digitali per entrare in banca? Allora cerco che cosa? Cerco un interlocutore, qualcuno dall'altra parte della banca che potesse dirgli, scusi, ma busso, boom, 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 mi guardano, fanno finta di non vedermi. Nel frattempo la voce continuava a dire, deve darmi le impronte digitali, e io non mi arrendo, dico, ma busso, sto lì un bel po', busso, 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 fino a che finalmente un impiegato della banca si degna di venirmi incontro. E io dico, scusi, io devo entrare, c'ho il conto, sono dell'altra agenzia. Deve mettere il dito, dico, sì, no, ma io non voglio darvi le impronte digitali per entrare a fare una operazione in banca. Mi fa, deve metterlo, se no non entra. Allora dico, scusi, ma non è possibile. Dice, guardi, ho detto, guardi che è illegale questa cosa. Voi non potete costringermi a darmi le impronte digitali. Perché è illegale. Allora dice, continua, dice, guarda, gli ho detto, scusi, guarda che voi siete proprio un po' fuori di testa con questa banca qua, no? Ah, non ci interessa, e va via. Al che esco dalla banca, vicino c'è una automobile della polizia locale, dei vigili. Ci sono due vigilesse simpatiche, carine. Vado e dico, scusate, guardate che io voglio entrare in banca legittimamente al mio conto corrente, non mi fanno entrare perché mi chiedono le impronte digitali. Ma potete fare qualcosa? Lì per lì le due vigilesse mi dicono, ma noi non possiamo fare niente, cosa possiamo fare? È una cosa tra privati. Dico, no, guardi, non è una cosa tra privati, perché io ho diritto ad entrare in banca a fare la mia operazione, perché è illegale che loro mi impediscono di entrare nella banca dove io ho il conto. Allora una delle ragazze, delle vigilesse, dice, vabbè, guardi, l'accompagno io, vengo un po' a vedere. E giustamente lei nota che nella cosa scritta vicino allo sportello c'è scritto, per entrare dovete dare le vostre impronte digitali, oppure potete anche avere un'altra modalità. È ovvio che ci sia scritto così, perché loro non possono dire tu accedi solo se mi dai le impronte digitali, perché è illegale. Al che arriva la vigilessa, cerca di farsi vedere dall'impiegato della banca, che ancora una volta fa finta di non vedere, dopodiché finalmente riconosce la vigilessa e dopo un po', apre e viene incontro, dice, cosa posso fare? Dice, guarda che il signore vuole entrare in banca perché ha diritto ad entrare, qui sopra c'è scritto che c'è un'altra modalità. Qual è l'altra modalità? Lui tergiversa, no, ma dovrebbe mettere l'impronta digitale. No, la vigilessa dice, qual è l'altra modalità? E dice, beh, effettivamente, vabbè, mi dia il documento. Mi dà il documento, va dentro, tu fa finta, li vede, poi torna e dice, vabbè, puoi entrare. Alla fine io sono entrato in banca senza aver messo l'impronta digitale. Quanti come me lo avrebbero fatto? Torno in ufficio scandalizzato, indignato, e a una mia amica collega dico, ma sai cosa mi è successo? Mi è successo questo, questo e quell'altro. E lei mi dice, vabbè, ma io è un pezzo che metto il dito sull'impronta digitale. Dico, scusa, ma tu dai le impronte digitali per entrare nella tua banca? E cosa posso fare? Cosa posso fare? Puoi ribellarti, puoi indignarti, puoi appellarti al tuo diritto, puoi far valere che esiste qualcosa. Se no, se noi accettiamo tutto, ma che cosa vogliamo cambiare? Quale società vuoi cambiare? Se tu per primo non dai l'esempio e non fai qualcosa per cambiare, cosa vuoi cambiare? Accetti, ti pieghi perché non hai tempo, ti pieghi perché tanto dici non succede niente, ti pieghi per qualunque motivo, ma ti pieghi fino a quando non ti accorgerai che non ci sarà più neanche una finestra grande così dove puoi respirare. Allora, se vogliamo cambiare la società, vogliamo cambiare il paese, vogliamo fare delle cose che ci possono far stare meglio di quanto stiamo, dobbiamo scendere in campo. Dobbiamo essere i primi a volere qualcosa. Allora, se io stasera sono qui per parlarvi della rivoluzione fiscale, per dirvi oggi pagate il 45% di imposta diretta e nel governo che io immagino nel futuro
pagherete il 15% di imposta diretta. Però non è che io posso battermi per voi per farvi pagare il 15% se voi per primi non ci credete. È perché, se no che senso ha? Dice, no, ma la flat tax, ho sentito Monti in televisione di recente, Monti, vi ricordate il presidente del Consiglio Monti, quello che ha fatto la Fornero, quello che ha praticamente massacrato lo Stato sociale italiano, che è andato in televisione a dire, ah, la flat tax è una cosa che aiuta i ricchi e che non sostiene lo Stato sociale. Dico, scusa, questi c'hanno proprio una bella faccia. C'è questo che è stato il primo a massacrare lo Stato sociale dai tempi che non si vedevano, ha il coraggio di dire che la flat tax aiuta i ricchi e non sostiene lo Stato sociale. Certo, a lui la flat tax gli cambia, non gli cambia, continua a essere ricco. Ma a te che fai l'operaio, o che fai l'impiegato, o che fai l'artigiano, se io ti dico che a fine mese puoi avere 300 euro in più in tasca, ti cambia qualcosa o no? Sì o no, signora? Sì, no? Allora che cosa fa lei? Per fare dispetto a lui, che ha un po' di più, cioè nel senso che tanto rimane comunque che ha di più soldi, per fare un dispetto a lui rinuncia ai suoi 300 euro. Ma vi rendete conto la follia? Che poi non è vero, perché adesso poi vi faccio vedere, non è vero. Perché non è vero che aiuta, cosa vuol dire aiuta i ricchi? Oggi chi ha il problema che siccome gli porti via i soldi dalle tasche non riesce ad arrivare a fine mese, chi ce l'ha il problema, il ricco o il povero? Perché il ricco a fine mese ci arriva comunque. Allora, questo si chiama mal comune mezzo gaudio. Oppure la famosa barzelletta della, sapete, no? Vabbè, è una roba che non dico perché ci sono delle signore e non mi sembra carino. Vabbè, quella storia della moglie per far dispetto al marito, eccetera, eccetera. Ok? Allora, io ho scritto un libro che ho portato qua anche stasera, no? Là. Un libro, ho scritto un libro, dice oddio un libro, sai quant'è che non leggo un libro? Quant'è che non leggo? Puoi leggere i libri, si legge piccolo, è difficile, mi stanca. Ho scritto un libro e l'ho scritto semplice, o volevo che fosse letto e comprensibile da mia mamma, che ormai è abbastanza anziana e non ha fatto l'università, ha fatto le scuole elementari, medie forse, non so. Ho detto, se lo capisci tu, lo capiscono tutti. Io ho detto, l'hai capito? Mi dice, sì, l'ho capito, è semplice. Ecco, semplice. In fondo al libro ho scritto le domande e le risposte, cioè le domande che tu ti fai e le risposte che vuoi avere. Semplice. Dice, ma è troppo semplice. Ah, e allora? Deve essere più complicato. Perché se è troppo semplice, la gente dice, è troppo semplice. Se è complicato, allora si piega e soffre. E dico, ma c'è qualcosa che non va nelle persone allora? Perché, scusa? Perché se tu rendi tutto difficile... Se io vengo qua e vi dico, signori, guardate che dovremmo fare dei sacrifici, perché abbiamo il debito pubblico, voi che cos'è che fate? Abbiamo il debito pubblico, dobbiamo fare i sacrifici. Uscite e accettate l'idea di fare i sacrifici, giusto? Perché abbiamo il debito pubblico, no? Giusto? Chi è che sa che abbiamo il debito pubblico? Tutti? Chi è che sa cos'è il debito pubblico? Perché che abbiamo il debito pubblico lo sappiamo tutti, vero? Chi è che non lo sapeva qua? Tutti lo sanno. Ma che cos'è il debito pubblico? Chi è che lo sa veramente? Che cos'è il debito pubblico? C'è qualcuno qui che alza la mano e dice che me lo può spiegare? Nessuno. Ma guardate che è giusto, eh? Non dovete sentirvi... È normale. Sapete com'è un altro modo per chiamare il debito pubblico? Sapete come si chiama il debito pubblico? Si può dire anche in un altro modo. Si chiama debito sovrano. Lo sapevate?
si può chiamare debito pubblico o debito sovrano. Perché sovrano? Perché è emesso da un paese sovrano, giusto? E lì c'è un primo problema. L'Italia purtroppo non è più un paese totalmente sovrano. Quindi che cos'è? Un debito pubblico o un debito sovrano? È un debito ibrido. Non solo, il debito pubblico è il debito contratto tra lo Stato e il cittadino di quello Stato. Il nostro debito non è ormai totalmente tra lo Stato e i cittadini di questo Stato, se no non esisterebbe lo, come si chiama quella roba che sentite al telegiornale, che tanto non si capisce cos'è ma è una roba cattiva, lo spread, giusto? Perché voi perché cadono i governi con lo spread, eh? Cioè non so se, cioè col governo cade lo spread, cioè con lo spread cadono i governi. Allora, se non ci fosse una fetta di questo debito nelle mani ad esempio della Deutsche Bank o delle banche straniere o degli istituti finanziari stranieri, non ci sarebbe lo spread. Ci siamo su questo? Non ci sarebbe lo spread. E invece c'è una parte di questo debito che è fuori, ma non è più debito pubblico, non si può chiamare debito pubblico, si chiama debito estero, giusto? E allora perché lo chiamiamo debito pubblico? Voi dite, sì, ma perché mi dice tutte queste cose? Cioè, sì, ma io poi alla fine, domani c'ho la visita, giusto? Devo portare i figli a scuola. C'ho l'idraulico domani mattina che deve fare i lavori, c'ho che è sta roba? Beh, quindi, giusto, quindi, però voi siete d'accordo con me che la gestione di uno Stato non può essere ridotta così, cioè qui, cioè, capite che ci sono delle cose che se non le capiamo noi, voi, tutti noi insieme che siamo gli azionisti di questo paese, se non lo capiamo ci fregano, capisce? Capito cosa voglio dire? Se tu non capisci come funziona, ti fregano. Allora, i governi di questo paese stanno in piedi a seconda dello spread. Vi pare una cosa normale? Non è una cosa normale. Abbiamo il debito pubblico e dobbiamo tagliare, vero? Dobbiamo tagliare, giusto? Il ticket, no? Lo dobbiamo tagliare il ticket? Dobbiamo tagliarlo perché abbiamo il debito pubblico. L'asilo, lo dico al sindaco, dobbiamo tagliarlo, no? Perché abbiamo il debito pubblico, il patto di stabilità, no? Dobbiamo tagliarlo l'asilo, vero? L'assistenza agli anziani e ai disabili, la vogliamo tagliare perché abbiamo il debito pubblico, sì o no? Tagliamo, abbiamo il debito, signore, abbiamo il debito, dobbiamo tagliare. Le pensioni, le vogliamo tagliare? Vogliamo tagliare le pensioni? Abbiamo il debito dobbiamo tagliare. Perché se tu non sapessi che hai il debito, dici perché me lo tagli? Ma se io ti dico che hai il debito, tu dici, beh, se ho il debito, giusto, tiriamo la cinghia, no? Tu ti sei voluto indebitare? Se hai il debito, devi tirare la cinghia, sì o no? Logico. E quindi le persone che non hanno... Lei ha fatto un debito? Tu hai un debito? Nessuno ha fatto un debito. Però, nessuno ha fatto un debito, però c'hai il debito e ti tolgono le cose. Allora tu dici, ma... com'è che funziona questa cosa qua? Io non ho avuto niente, di debiti non ne ho e mi dicono che però abbiamo un debito. Piero Angela fa delle trasmissioni apposta dove prima prendeva l'italiano e diceva l'italiano ha 10 milioni di debito, poi prendeva l'italiano e il figlio dell'italiano e gli diceva non solo l'italiano ha 10 milioni di debito, anche il figlio c'ha altri 10 milioni di debito. Poi è arrivato l'euro e ha preso l'italiano, il figlio italiano e il nipote dell'italiano nel box, sa, piccolino, il bambino neonato, e ha detto adesso che abbiamo l'euro anche il nipote c'ha il debito. Tu guardi la televisione e dici, ma chiami tuo marito e dici, scusa, ma noi abbiamo, che hai fatto? Non mi hai detto, diciamo, non ho fatto niente. Dici, ma dici che siamo indebitati, che abbiamo 10 milioni io, 10 milioni lui, 10 milioni il nipote. Dici, ma io non c'entro niente. Eppure hanno detto che abbiamo il debito. E chi l'ha fatto sto debito? Il debito è una cosa strana. Perché praticamente
praticamente il debito è il risparmio degli italiani che hanno comprato i titoli di Stato. Ma scusami, se gli italiani hanno comprato i titoli di Stato, vuol dire che hanno un credito. Se tu c'hai 10.000 euro di bot, c'hai un debito o c'hai un credito? No, scusa, rifaccio la domanda. Se tu hai 10.000 euro di bot, c'hai un debito o c'hai un credito? Hai un credito. Se hai 10.000 euro di bot, hai un credito. E allora perché ti dicono che hai un debito? Mi seguo, io soprattutto parlo a quella signora lì che mi segue, che cioè, ma di cosa parliamo? Cioè, e allora capito, dici, ma lo Stato c'ha il debito? Sì, ma lo Stato c'ha il debito con me. Quindi non sono io che ho il debito. Cioè, capite? Non so se mi capite, no? Eppure su quello si è costruito di tutto. Solo che se il rapporto era tra me e lui, tra lo Stato e me, la partita era una partita di giro, no? Se il debito invece, o il credito, tra virgolette, ce l'ha la Deutsche Bank, allora è diverso. Perché io devo dare dei soldi in Germania. Ci siete? Non solo, ma gli interessi, ci siete gli interessi, che pago, a chi li pago? Là. Perché se lui c'ha 10.000 euro di bot, io gli pago X di interessi a lui, gli interessi dov'è che rimangono? In Italia, no? Se io li pago fuori, li vanno fuori. Sapete quanto paghiamo noi di interessi? Circa 75 miliardi di euro l'anno. Eppure, tu dici, continuiamo a tagliare, a tagliare, a tagliare. Certo, ma continuiamo a tagliare, a tagliare, a tagliare, ma gli interessi continuano a aumentare, 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 aumentare. Fino a che arriveremo a un punto in cui non ci sarà più niente. Allora, sempre con la signora che ci intendiamo, no? È come se tu fossi malata a casa e c'hai la febbre, perché hai preso freddo, no? Sai, questa stagione adesso è la stagione che si prende freddo, un attimo, un colpo d'aria, giusto? Se c'hai ancora le tonsille, ti vengono le tonsille gonfie e ti viene la febbre. Tu vai a casa, vai dal medico, e il medico cos'è che ti dice? Signora, prenda una tachipirina, giusto, per fare abbassare la febbre, e poi prenda l'antibiotico. Se tu prendi solo la tachipirina e non prendi l'antibiotico, che cosa succede? Che la febbre va giù, vero? Prendi la tachipirina e la febbre va giù. Dopo 3 ore, quando ha finito l'effetto della tachipirina, cosa fa la febbre? Risale. Perché? Perché hai curato le cause o la malattia, il sintomo. Con la tachipirina hai curato solo il sintomo, perché la febbre è un sintomo, non è la malattia, giusto? La malattia è i batteri qui nelle tonsille, vero? Non c'è bisogno di essere medici, siamo tutti più o meno, se le sappiamo queste cose. Allora, che cosa hanno fatto i governi fino adesso? Hanno detto, il paese è malato, c'ha la febbre. Dice, guarda che c'è la febbre, c'ha la febbre, 40. Monti, Renzi, Letta, si sono tutti riuniti al capezzale dell'Italia. Immaginate, lui è l'Italia, no? E tutti questi sono riuniti, dice, oh, la febbre, la febbre. E cos'è che hanno fatto? Gli hanno dato la tachipirina. Un giorno gli hanno dato gli 80 euro. L'altro giorno gli hanno dato il Jobs Act, l'altro giorno gli hanno dato un'altra elemosina, un'altra, e piano piano hanno detto, no, ma guarda che mi sta calando un po' la febbre, vedi che c'è la crescita. 3 ore dopo non c'è più. E allora bisogna dargli un'altra tachipirina. Perché? Perché non stiamo risolvendo le cause della malattia. Fino qui ci siete? È difficile quello che dico? Vi sembra una cosa strana? No. Che cos'è la flat tax? Flat tax intanto vuol dire una cosa semplice. Flat tax vuol dire aliquota unica, cioè tassa unica. Aliquota unica fiscale vuol dire. Cos'è che fa la flat tax? La flat tax fa una cosa. Mette lo Stato nella condizione di rinunciare a prendervi dalle tasche una parte dei soldi del vostro lavoro. Non ce n'ho, come vedete, del lavoro e della vostra pensione. Cioè dice, non prendermi tutto, perché se tu mi prendi tutto, quello che mi resta in tasca è poco.
Io poi non riesco più a comprarmi quella camicia che sono 6 mesi che mi voglio comprare una camicia. Perché mi restano i soldi a tappo per sopravvivere. E se io non compro la camicia, quello che vende le camicie sotto casa, dopo un anno che non vende le camicie, cosa fa? Cosa fa? Chiude. E se chiude, la sua impiegata, la sua commessa, dove va? A casa, spasso, giusto? Disoccupata. E prende il sussidio di disoccupazione. Ok? E quindi è un carico per lo Stato, giusto? Fino a qui ci siamo. Allora noi che cos'è che diciamo allo Stato? Dice, inutile, gli dico, è inutile che spendi tutti questi sussidi. Lascia lui in tasca quei soldini un po' in tasca perché possa spendere. Perché se la signora si trova 200 euro in più in tasca, è probabile che magari spende qualcosa in più. Quella borsa che ha visto settimana scorsa, lì quel negozio qua di fronte, quant'è che passa lì di fronte e dice, è la borsa, però intanto non la compra. Finalmente si compra la borsa. Lui si compra la camicia, lui si compra un'altra cosa e spende. Perché il problema, la malattia che abbiamo, sapete come si chiama? Come si chiama? Deflazione. Si chiama stagnazione. Cioè vuol dire che i consumi sono fermi. È come se la circolazione del sangue fosse ferma. E tu puoi sopravvivere con la circolazione del sangue ferma? Sì o no? No. Perché il sangue, per l'economia, che cos'è? È rappresentato dalla circolazione del denaro, no? È quello che alimenta i gangli dell'economia. Se il sangue non gira, muoiono le cellule, giusto? Se tu ti fai un laccio al braccio, lo tieni una settimana stretto, quella parte di braccio che hai stretto, dopo una settimana va in cancrena. Perché? Cosa vuol dire cancrena? Non arriva l'ossigeno alle cellule dei tessuti di quell'area lì. Perché? Perché hai stretto. Allora, che cosa sono le saracinesche dei negozi chiuse che vediamo nelle nostre città? Le imprese, i capannoni, tutte quelle cose che stanno morendo. Se non i tessuti del nostro sistema economico e produttivo che muoiono perché non arriva il sangue. Perché da una parte c'è lo Stato che li drena sotto forma di tasse e dall'altra ci sono le banche che hanno chiuso i rubinetti. Sì o no? Ok. Allora noi cos'è che possiamo fare? Possiamo fare in modo che lo Stato prenda meno soldi, ve li lasci a voi, voi spendete, rimettete in moto l'economia e la spesa, mettendo in moto i consumi, la produzione sale, se sale, giusto che la produzione sale, perché se io vendo una camicia, ma se io vendo 100 camicie, ordino camicie alla fabbrica, la fabbrica produce le camicie, vendo più camicie, se vendo più camicie ho bisogno di assumere più gente? Sì o no? Sì, mi sembra. Sì. Qual è l'obiettivo finale? Si chiama, in una parola, Vi vedo timidi però. No, adesso io non lo dico questa parola qua, la dovete dire voi, se no. Come si chiama? Lavoro! E perché siete timidi? Vabbè, non volete lavorare, solo. Lavoro si chiama! Senza il lavoro, una società come fa a progredire? Come fa senza il lavoro una società a pagare le pensioni? Come fa una società senza il lavoro a sostenere chi ha bisogno, gli anziani, i disabili, chi non ci arriva, a sostenere i più deboli? Come fa? Abbiamo bisogno di sostenere il lavoro. Il lavoro c'è solo se ci sono i consumi. Allora noi vogliamo ridurre la pressione fiscale per lasciare più soldi ai cittadini. Quanto gli vogliamo lasciare nelle tasche dei cittadini? Gli vogliamo lasciare 48 miliardi. 48 miliardi, non tutti in tasca a te. Non so che stai lì che fai i conti, però 48 miliardi per tutti i contribuenti, no? 48 miliardi nelle tasche dei cittadini e 15 miliardi nelle tasche delle imprese. Ora,
Uno dice, ma se tu lasci 48 miliardi nelle tasche dei cittadini e 15 miliardi nelle tasche delle imprese, questi 63 miliardi che lo Stato non incassa, come fa lo Stato a sopravvivere? Giusto? Moriremo tutti. E invece no. E adesso vi faccio vedere, perché voi era qui che volevate arrivare, no? Volevate vedere qualcosa. Ecco qua. Allora, intanto ci vedete tutti? Bene. Allora, questo qui è il sistema fiscale attuale. Sono 5 aliquote con 5 scaglioni, con le detrazioni, le deduzioni. Se non lo capite, non vi preoccupate, perché la gran parte dei contribuenti italiani non lo capisce. Fanno fatica a capirlo anche gli specialisti, perché ogni giorno cambia la normativa. Siamo arrivati a 69.000 norme fra leggi, direttive, circolari, modifiche, leggi di stabilità, di tutto c'è dentro, va bene? Interpretazioni, delibere delle commissioni tributarie, circolari delle varie agenzie delle entrate, dei vari territori, delle varie province che si contraddicono una con l'altra. Quindi non vi preoccupate, d'accordo? È complicato. Vedete che l'aliquota più piccola è il 23% e l'aliquota più grande è il 43%. Vedete? I ricchi, cioè quelli che pagano il 43%, sappiate che sono i ricchi, quelli che guadagnano o che incassano da reddito di lavoro o da pensione 2.800 euro al mese. Ora, tu mi dirai, 2.800 euro è un buon... insomma, vorresti avere 2.800 euro. Però, da lì a dire che sei ricco se hai 2.800 euro, ti sentiresti di dire che sei ricco? Stai bene, cioè non ti manca niente. Quel letto di stracchino in più te lo compri, giusto? La sciarpa nuova te la compri. Non hai il problema, però già se hai il figlio disoccupato... E già se c'hai il figlio disoccupato, signore, io non glielo auguro, ma se c'ha il figlio disoccupato, cosa fa? Allora, i ricchi nel nostro sistema sono quelli, cioè tu pensi ai ricchi, pensi chi è che ti viene in mente? Bene, Lusconi, ti viene in mente Briatore, ti viene in mente tutti questi qui, dice, questi sono ricconi. Per lo Stato italiano sono ricchi questi qui, a partire da 2.800 euro netti al mese, va bene? Così ci siamo chiariti per capire chi sono questi ricchi, che dobbiamo massacrarli tutti, come ha fatto Monti, che per punire i ricchi ha messo la tassa sulle barche e quelli che avevano le barche sono andati via dai nostri porti creando la disoccupazione e sono andati nei porti della Francia e nei porti della Croazia. Siamo stati furbi, eh? L'abbiamo puniti per bene. Adesso siamo contenti? Allora, per farnela breve... Questo è quanto incassa lo Stato, lo vedete, l'ultima tabella, questa qua. La vedete questo puntino rosso? Non togliere il tavolo. Forse bisogna togliere il tavolo. Ci sono 151 miliardi di euro. Cos'è che vi voglio dire? Che lo Stato incassa ogni anno dalle vostre imposte 151 miliardi di euro. D'accordo? 151 miliardi di euro. Tenete a mente questo dato mentre i nostri baldi operatori di sala spostano i tavoli così possiamo vedere meglio le cifre. Tenete a mente questo ultimo dato qua, lo vedete? Eccolo qua. Questo è quello che incassa lo Stato ogni anno dalle tasse di tutti. Parliamo delle imposte dirette. Vado avanti perché sennò diventa una roba. Allora, vi faccio vedere questo grafico. Questo grafico cos'è che ci dice? Ci dice l'apporto che ogni categoria di contribuente dà alle casse dello Stato. Allora, questi qui, il 45% dei contribuenti italiani, che sono quasi 10 milioni di persone, versano allo Stato il 4,6% di tutto.
Questi qui, guardate quanto versano in più, guardate questi qui, li vedete? Sono il 14% e versano il 30,76%. Che cos'è che vogliono dire questi grafici, per farla semplice? Che ci sono poche persone che pagano tantissimo e ci sono molte persone che pagano pochissimo. Bene. Infatti quasi la metà dei contribuenti appartengono alla fascia più bassa di reddito e contribuiscono almeno del 5% dell'introito totale. Le ultime tre fasce di reddito rappresentano il 18,3% dei contribuenti e forniscono il 65,5% dell'introito totale delle imposte. Solo il 4, attenzione, signora, solo il 4% dei contribuenti, ma no, io sapete perché ve lo dico, lo diciamo anche agli amici che ci seguono da casa, sapete perché ve lo dico? Perché quando parlano di ricchi, così sapete che sti ricchi non ce n'è. Cioè, questo paese è un paese di poveracci, altro che ricchi. Qui con la scusa di punire i ricchi che non ci sono e quelli che ci sono se ne sono andati, continuano a punire sempre gli stessi. Lo vedete il dato cosa dice? Solo il 4% dei contribuenti hanno un reddito superiore a 55.000 euro. Ma vi rendete conto, sì o no? E forniscono il 35% dell'introito totale. E qui avete l'imposta media per fascia. Vedete che questi qui, vi faccio vedere, ve lo faccio vedere nella seconda slide, così vediamo il numero di contribuenti. Da 0 a 15.000 euro di reddito, in Italia, su 40 milioni di contribuenti, ci sono 18 milioni di italiani che hanno un reddito da 0 a 15.000 euro e pagano il 5,71% di imposte. Avete capito? Cioè praticamente quasi la metà di tutti i contribuenti italiani hanno un reddito tra 0 e 15.000 euro e pagano il 5,7% di imposte. Ci siete? 14 milioni e mezzo di contribuenti hanno un reddito tra 15.000 e 29.000 e pagano il 15,3%. Seguitemi perché guardate, questa cosa qua è una cosa centrale di tutta la riforma. Così spieghiamo anche a Berlusconi, a Forza Italia, agli alleati di centrodestra, quelli che vogliono la flat tax, che una flat tax non si può fare al 25%, non si può fare neanche al 23%, non si può fare neanche al 20%. Perché se noi facciamo un'aliquota unica anche solo al 20%, questi qui li massacrano. Non vedete che stanno pagando il 15,13%? Perché pensate che noi abbiamo voluto fare una flat tax al 15%? Perché io mi sono svegliato una mattina, ho messo dei numeri in un bussolotto, ho girato e ho detto, ma sì, tira su un numero, vediamo cosa viene fuori. Non è così. È che per fare una riforma fiscale bisogna studiare, devi sapere a chi la fai, quali sono i contribuenti, quanti sono, quanto pagano, che tipo di deduzioni hanno, che tipo di detrazioni hanno, che tipo di imposta effettiva hanno. Poi vedete che salgono l'imposta, vedete che qui l'imposta media sale, ma si riducono i numeri dei contribuenti. Il 23% lo pagano soltanto 5 milioni di contribuenti. Poi salendo, vedete, salendo di reddito, lo vedete che diminuiscono i contribuenti? Lo vedete che diminuiscono? Sì? Ecco. Allora, l'imposta che vedete, questa qua, è, scusate, torno indietro, questa imposta qua che vedete, in queste tre fasce di reddito, non possiamo fargli una flat tax al 25%, perché sennò la flat tax serve per dare una mano, non per massacrare, anche perché noi vogliamo una riforma fiscale che aiuti tutti a partire dalle fasce più deboli. Se no, che riforma fiscale facciamo? La riforma fiscale deve essere per tutti, proporzionalmente per tutti.
Che cosa si propone il nuovo sistema fiscale? Allora, come prima cosa si passa dalla dichiarazione dei redditi personale alla dichiarazione dei redditi familiare. Non è più il singolo cittadino che fa la dichiarazione, ma il nucleo familiare. Perché noi abbiamo messo il nucleo familiare come centro del rapporto con lo Stato. Perché, vedete poi dopo, inserendo le deduzioni fiscali, noi agevoliamo ovviamente quei nuclei familiari che hanno magari carichi fiscali, che hanno persone a carico, insomma, che hanno una famiglia numerosa e che devono sostenere magari figli, magari un anziano, insomma, persone che fanno parte del nucleo familiare. Una flat tax al 15% è la semplificazione. Ora, sulla semplificazione voglio dirvi una cosa. Voi che siete qui siete tutti in regola con le dichiarazioni dei redditi, avete sempre pagato tutte le imposte, siete persone integerrime e nessuno vi potrà mai bussare alla porta. Giusto? Perfetto. E quindi tutti i giorni voi sentite parlare in televisione, da Monti in giù o in su, che c'è la caccia agli evasori, sì o no? Ok. Allora, l'evasore, chi è l'evasore? L'evasore è quello che guadagna dei soldi, che non li dichiara lo Stato e che quindi lì sopra non ci paga le imposte. Questo è l'evasore, d'accordo? Il problema che abbiamo oggi in Italia non è l'evasione. Il problema che abbiamo oggi in Italia è che noi abbiamo milioni di italiani che fanno la dichiarazione dei redditi, ma che poi quando è ora di pagare le imposte non hanno i soldi. Non so se ne conoscete qualcuno, vi faccio un esempio semplice. Suo nipote. Suo nipote da poco ha aperto la partita IVA e fa una fattura, lavora per una società qui vicino, un'azienda qui vicino, e lavora come consulente. Gli fa una fattura e gli danno 1000 euro al mese. Lui gli fa la fattura a fine mese, 1000 euro più IVA, sono 1000, meno ritenuta, insomma, no, sono 1000 qualcosa euro al mese che guadagna. Va bene? Ok. Vuol dire che ha guadagnato circa 12.000 euro in un anno. Giusto? Perfetto. Più l'IVA, perché incassa anche l'IVA, è arrivato a 15.000. 15.000 vuol dire circa 1.200 euro al mese. Allora, con questi 1.200 euro ha pagato 600 euro l'affitto. Ha pagato 150 euro le bollette. Si è comprato da mangiare e poi forse si è comprato un maglione, un paio di scarpe. Quanto gli è avanzato? È andato sotto. È andato sotto, voi dite, no? Facciamo che gli è avanzato zero, ok? Alla fine dell'anno arriva il commercialista e gli dice, com'è che si chiama il nipote? Facciamo finta che si chiama Luigi. Gli dice, Luigi, mi devi dare 3.800 euro per pagare le imposte. E questo Luigi cosa gli dice? Gli dice, ma dove ce l'ho? Io non sono mica avanzati. So. E il commercialista gli dice, ma dovevi metterli via per pagare le imposte? E lui dice, ma se io li mettevo via, come facevo a campare? Non è che sono andato al casino, cioè ho appena appena per sopravvivere. Sapete quanti ce n'è in queste condizioni? Professionista, l'artigiano, il commerciante, il piccolo imprenditore, cioè quello che sta proprio tirato fino qui che non ce la fa andare avanti. Non è che non fa la dichiarazione dei redditi, la fa la dichiarazione dei redditi, dichiara tutto, ma quando è il momento di pagare non riesce a pagare. Si chiama mancato pagamento delle imposte. È un evasore? Uno che evade e uno che non dichiara. Ma se io dichiaro non sono un evasore, giusto? Ok. Allora, grazie. Di queste persone ce ne sono tantissime, in tutte le fasce, soprattutto le fasce quelle degli autonomi e dei professionisti. Che cosa è successo negli anni? Negli anni è successo che si è accumulato un sacco di robe da pagare. Siamo arrivati in tutto, in tutti questi anni, a una cifra record di 950 miliardi. Cioè Equitalia vuole da tutte queste persone, perché nel frattempo ci ha messo le sanzioni, gli interessi, le multe, le robe, di tutto. Siamo arrivati a 950 miliardi. Equitalia vuole 950 miliardi, tra questi un tot di miliardi, da questi soggetti che non ne hanno.
allora noi diciamo, scusa, ma tu puoi spremere un limone secco che è già spremuto? Cosa spremi? Che non viene fuori niente. Difficile, no? Allora abbiamo detto, inutile che tu insegui gli italiani e cerchi di spremerli che non hanno niente. Se vuoi prendere qualcosa, bisogna che ti siedi con questi qua e capisci cosa ti possono dare e cosa non ti possono dare. Dobbiamo raggiungere un accordo. Tu mi dai quel poco che mi puoi dare, io incasso quel poco che tu mi puoi dare, tu finalmente torni a essere libero senza che aver paura che io ti inseguo, perché sennò ti pignoro i due soldi che hai sul conto corrente, e torni magari a lavorare e a dichiarare, giusto? E io incasso dei soldi che tanto non avrei mai incassato. Siete d'accordo? Ma è un ragionamento di buon senso, giusto? Si chiama saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia. Aggiungo una cosa. Siccome voi siete tutti fedeli col fisco e nessuno potrà mai venire a casa a chiedervi niente, vi avverto di una cosa però che forse non sapete. Vediamo se la sapete. Lo sapete che esiste l'inversione dell'onere della prova in materia tributaria? Chi è che lo sapeva? Non lo sapevate, vero? Esiste l'inversione dell'onere della prova in materia tributaria. Cioè, cosa vuol dire l'inversione dell'onere della prova? Vuol dire che il nostro ordinamento dice che tu sei innocente fino a prova contraria. Vero? Lo sappiamo tutti, a scuola lo sapevamo, no? Ce lo dicevano. Sei innocente fino a prova contraria, giusto? Per il fisco no. Per il fisco sei colpevole fino a prova contraria che devi portare tu a tue spese. Cosa vuol dire questo? Che se ti arriva domani, non è il tuo caso perché sicuramente sei fedelissimo con il fisco, se ti arriva domani una lettera dell'Agenzia delle Entrate con scritto: gentile signor Rossi, da recenti controlli ci risulta che lei per il 2013 ci deve versare ancora 8.000 euro, per il 2014 ci deve versare ancora 12.000 euro e per il 2015 ci deve versare ancora 10.000 euro, un totale di 30.000 euro, che può versare entro 10 giorni dal ricevimento della presente, se è d'accordo, se no agiremo per... Tu arrivi, ti chiedono 30.000 euro, svieni. Dopo che sei svenuto ti rianimi, vai dal commercialista e gli dici: scusa, ma mi è arrivata questa roba qua, io come faccio a dare 30.000 euro che manco l'ho visti negli ultimi 3 anni, 30.000 euro? Il commercialista ti dice: vabbè, c'è stato evidentemente uno sbaglio. E tu dici: come possiamo fare? E ti stai già preoccupando perché pensi quanto ti chiede il commercialista per fare ricorso. Che tu, se devi sganciare lì 500-600 euro da dare a lui, già pensi che gli dici: madonna. E gli dici: sì, ma questa cosa quanto mi costa? E dici: dov'è, siamo amici, poi vediamo, insomma, ci mettiamo d'accordo, non ti preoccupare, questa roba è importante che la risolviamo. E tu ti senti rincuorato, giusto? Ti senti rincuorato, fai per alzarti dalla sedia e esci, giusto? Vi ricordate quel film di Totò quando lui fa finta di essere l'ambasciatore, che si mette l'anello al naso, che fa finta di essere l'ambasciatore del Katonga, no? Che va lì il tizio e poi lui va via e gli dice: acchiappa is, no? E il commercialista fa uguale, dice la segretaria mentre tu cerchi di alzare e andare fuori, dice: acchiappa is, e ti fa risedere lì, dice: dove vai? E dice: niente, vado, mi hai detto che insomma ci mettiamo d'accordo, tu fai la... e no, ti ho detto che ci mettiamo d'accordo io e te, ti ho detto che facciamo ricorso, ma se non mi dai 10.000 euro io non posso fare ricorso. E dice: come 10.000 euro? E certo, perché la legge stabilisce, siccome c'è l'inversione dell'onere della prova, che per fare ricorso dobbiamo depositare un terzo di quello che l'agenzia ti chiede. Se tu non depositi un terzo, non puoi fare ricorso. Ce l'hai 10.000 euro sul conto? Se non ce l'hai, che cosa fai? Se non ce l'hai, che cosa fai? Non fai ricorso. Se non fai ricorso entro i termini, cosa succede? Che quei soldi che dovevi dare ipoteticamente diventano veri, cioè glieli devi dare, perché sei fuori dai termini, tu non hai detto niente, adesso me li dai. Avete capito cos'è l'inversione dell'onere della prova? Bene, dentro la proposta di legge che Claudio vi ha detto che è stata depositata in Parlamento, c'è l'abolizione dell'onere di inversione della prova. Cioè noi sostanzialmente cos'è che diciamo? Il contribuente è innocente
fino a prova contraria, che deve essere a carico dello Stato, non a carico del contribuente. Se vuoi dimostrare qualcosa, lo dimostri tu e ci pensi tu e lo paghi tu. Vi è chiaro? Perfetto. Abbiamo quasi finito. Delle famiglie fiscali ve ne ho parlato, adesso parliamo della costituzionalità. La nostra Costituzione, sapete che la Costituzione è un po'... La Costituzione è come... non so come... è un feticcio. Ogni tanto lo tiriamo fuori. Quando non sappiamo, diciamo che c'è la Costituzione, per dire qualcosa, no? Giusto? Quanti articoli ha la Costituzione? Qualcosa. Quando è stata fatta la Costituzione? Cosa dice? Boh, però tutti si ricordano adesso in televisione che esiste l'articolo 53, comma secondo. Scusate, ma chi di noi, chi di voi non sa dell'articolo 53, comma secondo? Tutti lo sappiamo a memoria. Tutti! È come l'articolo 4, tutti lo sappiamo a memoria. Giusto? Allora, l'articolo 53, comma secondo, cos'è che dice? Dice: il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Cosa vuol dire? Guardate, è una roba di un rognoso che non avete idea. Sostanzialmente loro ti dicono che l'imposta deve essere progressiva, cioè più sei ricco, più devi essere legnato. Capito? Cioè, la Costituzione è stata scritta quanti anni fa? 71. Vabbè, facciamo un terno all'otto. 70, 50. Sono quasi 70 anni, no? Allora, la Costituzione è stata scritta quasi 70 anni fa. La società di 70 anni fa è uguale a quella di oggi? Ma c'è ancora l'idea che il ricco, tra virgolette ricco, avete visto chi è il ricco, debba essere massacrato. Perché sostanzialmente il ricco è uno che non fa niente e guadagna alle spalle del povero. Ora, io sinceramente, ci sarà qualche ricco così che sta bene, che non fa niente, ma su 40 milioni di persone quanti sono questi qua che si limano le unghie e guadagnano e sono ricchi? Io vedo che c'è gente che sta bene, però si fa un mazzo tanto. Mi scusino le signore, no? Cioè vuol dire si impegna tanto, lavora tanto. Ma sia il lavoratore autonomo come il dipendente. Perché lo Stato non è che lo dice solo al lavoratore autonomo, lo dice anche al dipendente. Gli dice al dipendente: caro Ferdinando, vai a lavorare? Bravo. Fai gli straordinari perché questo mese vuoi pagare l'assicurazione della macchina, vuoi dare una mano a tua figlia, vuoi fare un regalo a tua moglie, devi pagarti una cosa in più, bravo, e fai gli straordinari, e lavori, e guadagni di più, bravo, più guadagni, più io ti massacro, perché se tu fai gli straordinari, il tuo reddito sale, passi lo scaglione, e io ti do una bella mazzata, e tu pensavi di incassare 10, e invece incassi 3, e dici, ma scusa, ma io ho guadagnato, non incassare, e no, ti dice quello dell'azienda, è scattata l'aliquota, ti ho dovuto far pagare di più. Che cos'è che vuol dire sostanzialmente? Più lavori, più ti impegni, più fai i sacrifici, più lo Stato ti punisce. Tu conosci un lavoratore autonomo che si lima le unghie e diventa ricco? Vi ricordo che questo paese è fatto di microimprese, eh? Cioè in questo paese, che tengono l'ossatura di questo paese, ci sono 4 milioni di microimprese che hanno da 3 a 5 dipendenti e sono quelle che danno da lavorare a 12 milioni di persone. Cioè 12 milioni di persone prendono la busta paga alla fine del mese perché c'è una microimpresa che gli dà lavoro. Voi conoscete quell'imprenditore lì che sta a casa e si lima le unghie? O conoscete l'imprenditore che si alza al mattino alle 6 e finisce di lavorare alla sera a mezzanotte? Magari sabato e domenica comprese. Sì o no? Magari io vivo su Marte e invece sono tutti lì che si limano le unghie. Oggi non c'è nessuno che può fare soldi senza darsi da fare, lavorare, impegnarsi, avere preoccupazioni, cercare di far tirare avanti la carriera. Cioè funziona così.
No, noi dobbiamo massacrarli. Perché la Costituzione 70 anni fa ha detto che il sistema tributario è in formato che tende in progressività. Ma la Costituzione non dice l'imposta diretta deve essere progressiva. La Costituzione dice il sistema tributario deve essere progressivo. Nel sistema tributario c'è anche che cosa? L'imposta indiretta. L'IVA è nel sistema, si chiama sistema tributario perché ci sono tutte le imposte. Ma quando tu vai a fare il pieno di benzina al benzinaio, quanto paghi secondo di quello che guadagni? Ti chiedono 7,40? No. Fanno pagare il pieno di benzina a te la stessa cifra che fanno pagare a Briatore o Berlusconi. Giusto? Quindi vuol dire che il sistema tributario non è tutto informato a criteri di progressività. Vuol dire che c'è stata una scelta del legislatore che ha scelto di tassare il lavoro. Chiaro? Allora noi abbiamo detto, va bene, se la Costituzione dice che il sistema deve essere progressivo, noi rispettiamo la progressività. Nel 1973, abbiamo quasi finito, un tizio che si chiamava Visentini, se lo ricorda signora Visentini, ecco, un tizio che si chiamava Visentini fece la riforma fiscale e introdusse gli scaglioni con le aliquote, che all'epoca erano molte di più, oggi sono rimaste 5, perché bisognava avere l'imposta progressiva. Noi abbiamo trovato un sistema più semplice per ottenere la stessa progressività dell'imposta. Cioè abbiamo inserito una deduzione fissa di 3.000 euro su due scaglioni. Sono quelli lì che vedete. Li vedete? Eccoli lì. Cioè noi abbiamo detto che sui redditi familiari fino a 35.000 euro hanno diritto ad avere una deduzione fissa di 3.000 euro tutti i componenti del nucleo familiare. Per cui se tu hai 35.000 euro di reddito e siete in 4 in famiglia, devi dedurre 3.000, cioè togli dall'imponibile i 4 che siete. Fai 35 meno 12 uguale 23, per 15 hai l'aliquota e hai l'imposta da pagare. Se il tuo reddito è da 35 a 50.000 euro, la deduzione spetta solo ai carichi familiari. Quindi se siete in 4 in famiglia, tua moglie e i tuoi figli non lavorano, deduci 9.000 euro. Se hai un reddito a partire dai 50.000 euro, non hai più diritto ad avere nessuna deduzione e paghi il 15% fisso. In questo modo, come vedete dalla slide successiva, ottieni la progressività dell'aliquota. Come vedete nell'ultima tabella a destra, qua, vedete che la signora Anna Neri, che ha 20.000 euro di reddito, è da sola, quindi deduce solo 3.000 euro, paga il 12,7%. Il signor Luigi Bianchi, che è un leader professionista e che ha 4 persone a carico, paga il 9,8%. Vedete? Che qui vedete che cambia l'aliquota? Quando vi dicono non è giusto che tutti paghiamo uguale. Non paghiamo tutti uguale, perché c'è la modulazione con le deduzioni. Noi abbiamo un'aliquota la più alta che è il 15, ma dal 15 in giù paghiamo tutti diverso. Ma abbiamo abbassato il livello di pressione fiscale. Ci siete? Perfetto. Ah, giusto perché voglio dire una cosa, rimane la no tax area, cioè rimangono i redditi a tassazione zero fino a 7.000 euro, cioè fino a 7.000 euro tassazione zero, e si introduce una clausola di salvaguardia per quei redditi che avete visto prima. Vi ricordate quei redditi da 0 a 15.000 euro che pagano il 5,71%? Ve lo ricordate? Ecco, quelli rimane uguale, cioè utilizzano lo stesso sistema fiscale attuale, perché non gli si può mettere la flat tax, se no pagherebbero di più, ma non gli si può neanche togliere niente, perché comunque già pagano poco. Ci siete? Perfetto. Bene, abbiamo finito sostanzialmente. Cos'è che vi voglio dire? Un'ultima cosa, perché probabilmente sarete preoccupati. Che se incassiamo meno, vedete che incassiamo meno, avendo abbassato le tasse, incassiamo 102 anziché 100... Bravissimo, anziché 151. Come facciamo
Allora, intanto vedete che abbiamo abbassato l'aliquota qua. Guardate questa tabella qua. Vedete? Vi ricordate le aliquote di prima? Qui era il 19,44, adesso è il 12,56. 48 miliardi nelle tasche delle famiglie e 15 miliardi nelle tasche delle imprese, come ho detto prima. Che cosa succederà? Allora, come recuperiamo i soldi che non entrano? In due modi. Un modo, i primi due anni, lo recuperiamo attraverso il saldo estraneo di tutte le posizioni in Equitalia che sono in incaglio, cioè tutte quelle persone di cui vi ho parlato prima che non possono pagare, a cui daremo la possibilità di pagare un pochino, poco, il 6% o il 10% fino a un massimo del 25%, a seconda della situazione in cui si trovano, in modo tale che loro possano chiudere con pochi soldi la loro posizione, tornano liberi dal fisco e noi incassiamo comunque dei soldi che non avremmo mai incassato. Contiamo di incassare in due anni 70 miliardi. Questo meccanismo è lo stesso sostanzialmente utilizzato con la voluntary disclosure. Non so se ne avete sentito parlare in televisione, no? Cioè il governo ha detto chi c'ha i soldi fuori li porta dentro, gli facciamo lo sconto e incassiamo fiscalmente dei soldi. Vi ricordate? Sono più o meno. Questo è un po' la stessa cosa, solo che anziché farla per chi c'ha i soldi all'estero, la facciamo ai poveri disgraziati che stanno in Italia e che non possono pagare. Non so se ci stiamo capendo, ok? E qui avete i conti, i famosi conti. Guardate un po' i conti. Noi qui, in questi saldi, vedete che c'è questa linea finale saldi? In questi saldi noi dovremmo avere zero, giusto? Perché il nostro obiettivo era recuperare 63 miliardi. Guardate che dal primo anno ne recuperiamo quasi 9 in più, 14 il secondo e ci stabiliamo a 5 miliardi e mezzo il terzo anno. Com'è possibile? Perché riparte l'economia. Perché riparte l'economia. Allora fate i conti insieme a me. 35 miliardi li otteniamo il primo anno dal saldo estralcio. 28 miliardi 350 li introitiamo da dove? Dall'emersione del sommerso. Perché guardate che se tu abbassi le imposte e semplifichi il sistema, in tutti i paesi al mondo in cui è stata messa la flat tax è aumentata la base imponibile, perché la gente non ha più la convenienza a evadere, a creare sommerso, a creare nero, a, diciamo, evadere appunto nel modo più concreto del termine la partecipazione al fabbisogno dello Stato. Cioè l'insegnante che si guadagna 4.000 euro all'anno con le ripetizioni non fa la dichiarazione dei redditi, non perché è una ladra o un ladro, ma semplicemente perché gli viene un colpo solo che ci pensa. Perché siccome non prende 4.000 euro una volta, ma prende 25 euro alla volta, l'insegnante cosa dice? Io c'ho il food, me lo paga direttamente lo Stato, c'ho tutto pronto, se devo andare a dichiarare questi 4.000 euro mi tocca prendere il commercialista, aumento il mio reddito, quindi pago più imposte e quindi di quello che guadagno mi rimane poco. Secondo, devo fare il modello unico e quindi mi metto in un ginepraio che non finisce più. E allora che cos'è che dice? Ma dice, ma lasciamo perdere. Ma se tu semplifichi tutto, abbassi l'aliquota e aumenti le sanzioni, cioè dici io abbasso l'aliquota, semplifico ma le sanzioni le aumento pesantemente, se ti becco prendo la chiave e la butto, detta volgarmente, allora vedi che le cose cambiano, perché la gente è più invogliata, è più tranquilla e si sente più a posto nel rispettare le regole piuttosto che non rispettare. Però devono essere regole giuste, perché oggi l'evasione, il comportamento dei contribuenti italiani è proprio più un comportamento di sopravvivenza. Ci siete? Bene. 6 miliardi li incassiamo con l'IVA, perché se lui è andato a comprare una camicia che non poteva comprarsi prima, su quella camicia lo Stato quanto incassa? Quanto incassa su quella camicia? Il 22%, no?
Sì o no? Allora, 6 miliardi li incassiamo dall'IVA. Maggiori entrate per i redditi dei nuovi occupati. Se lui compra la camicia, la fabbrica che produce le camicie, si rimette a fare camicie, sì o no? Sì o no? E quindi ha bisogno di prendere personale, no? Allora il capo di questa fabbrica chiama la segretaria e gli dice: Francesca, mi chiami il figlio del Luigino che era venuto qua l'anno scorso, che cercava lavoro, che ha portato il curriculum ma non ho potuto assumerlo, adesso lo chiami che lo possiamo far lavorare. E quindi tu da un disoccupato crei un occupato, da un costo per il welfare crei un contributore per il welfare, e quindi hai creato un posto di lavoro. E se hai un posto di lavoro, le paghi le imposte? Certo, perché hai un posto di lavoro. E allora abbiamo 1,5 miliardi di nuove entrate dai posti di lavoro. Maggiori entrate per l'incremento del PIL. Se io incremento il PIL, cioè se io incremento l'economia, è più facile che ci sia gente che compra e vende case, sì o no? E se compro e vendo case, la tassa di registro la pago, sì o no? La marca da bollo la pago, sì o no? Ci sono tutta una serie di imposte che fanno parte del sistema del consumo e del sistema della produzione italiana. E abbiamo 1,3 miliardi per un totale di quasi 9 miliardi di euro. Ora ho finito, ma però voglio fare questi ultimi 30 secondi un piccolo esercizio con voi, ma non un esercizio difficile, semplice da ridere. Allora, vedete questi 28 miliardi? Sono quelli che noi vorremmo incassare dal sommerso, cioè da quell'economia. Però c'è qualcuno tra di voi, non vi dico chi perché non sta bene, che ha detto, ma se poi quei soldi lì non entrano, nel senso, lui dice che la gente dichiarerà, e se poi invece, sai come sono gli italiani, non dichiarano lo stesso, cosa faremo? Proviamo a fare i conti. Noi abbiamo ipotizzato 28 miliardi, qui siamo a più 9, togliamone solo 8, se togliamo questi 8 qui per andare a zero, questi qua quanto diventano? 20. Quanto? 20. 20, giusto? Cioè non abbiamo più bisogno di 28, ma 20. Ok. Come facciamo a metterci al riparo se questi 20 non arrivano? Abbiamo introdotto le clausole di salvaguardia, come si fa correttamente con un progetto che sta in piedi, serio e corretto. Abbiamo detto, noi mettiamo l'imposta bassa al 15%, però ci riserviamo una clausola di salvaguardia che per le persone fisiche va dal 15 al 20% per i redditi superiori agli 80.000 euro. Ci siete? Cioè vuol dire io mi prendo l'opportunità che dal 15 al 20 posso aumentare l'aliquota per tarare le entrate tributarie. Quindi posso dirti, guarda, tu paghi il 15 ma ti faccio un conguaglio perché è il 16,5 fino a un massimo del 20 per i redditi superiori agli 80.000 euro. Che vuol dire comunque uno sconto fiscale del 23%, perché oggi quelli lì pagano il 43%. Ci siete? Per le aziende la stessa cosa. Dal 15 a massimo il 20, con 4 punti in meno rispetto a quello che c'è oggi. Quindi io mi prendo, siccome stiamo procedendo con diciamo, il nuovo progetto, mi prendo uno spazio. Questa clausola di salvaguardia quanto vale? 13,5 miliardi, giusto? Sì o no? Avevo bisogno di 20 miliardi. Ne ho 13,5. Quanti me ne mancano? Quanti? 6,5, giusto? Allora, adesso abbiamo parlato delle entrate, vogliamo parlare delle uscite, della spesa? Vogliamo tagliare un po' la spesa dello Stato? Ma non la spesa quella per le pensioni, per gli anziani, per i disabili, per gli asili nido. La spesa è inutile. Vi ho fatto due esempi molto semplici, gli altri li avete nel libro, su come voi potete sapere come si può risparmiare con la spesa pubblica. 7 miliardi noi li risparmiamo perché, secondo voi, se io diminuisco alle imprese 9 punti percentuali fiscali, ha ancora bisogno che io gli do 7 miliardi di elemosina con il Jobs Act? Cioè,
le aziende hanno ancora bisogno, se io gli riduco il carico fiscale, di 7 miliardi che i contribuenti gli devono dare per sostenere il lavoro? Sì o no? No, perché l'azienda non ha bisogno dell'elemosina del Jobs Act, ha bisogno che tu gli riduci le tasse così almeno riparte l'economia. Poi ci sono 4 miliardi di euro, che è un capitolo al Ministero dello Sviluppo Economico, che anche quello è per incentivare le aziende. Perché noi abbiamo un sistema di tipo consociativo che per anni che cos'è che ha fatto? Ha messo un fisco altissimo per tutti. Poi a seconda della campagna elettorale si dava qualcuno un bonus. Diceva, vi massacro tutti, però a loro gli faccio un bonus, non so, un anno era per gli agricoltori, l'altro anno era per le famiglie numerose, l'anno successivo era per quelli che andavano a scuola, l'anno dopo era per quelli che avevano il portatore di handicap. Insomma, hanno fatto tutta una serie di bonus per cercare di portarsi a casa dei voti di quelle categorie. Quindi non erano delle cose per tutti. E questi bonus si traducono poi in spesa pubblica. Un miliardo di euro, vogliamo fargli fare un po' di cura dimagrante alle agenzie fiscali che costano in Italia 4 miliardi di euro? Abbiamo semplificato il fisco, hanno meno spese, meno impegno, un miliardo glielo togliamo. Abbiamo 12 miliardi in più, che questo è taglio alla spesa, non sono nuove entrate, taglio alla spesa. Avevamo bisogno di 6 miliardi e mezzo? Ne abbiamo tagliati 12? A quanto siamo arrivati? A più, giusto? Più quanto? 5 e mezzo. Giusto? Abbiamo fatto dei conti semplici, no? L'abbiamo seguiti insieme, non è che vi ho fatto vedere dei grafici, delle percentuali, delle cose, no? Pazzesche, dici oddio, mi sono perso. Abbiamo fatto insieme il conto, perché guardate, io lo dico soprattutto, ripeto, le signore che sono qui che hanno una lunga esperienza di economia domestica. La vera economia non c'è bisogno di tutte quelle cose lì. Quando tu sai fare l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione, l'economia l'hai fatta. Non c'è bisogno di tante storie. Allora, qui io vi ho detto che ovviamente non solo tornano i conti, non solo c'è la semplificazione del sistema, c'è l'aumento delle pene, ovviamente, perché a quel punto se faccio un fisco giusto è giusto che aumenti anche le pene, che aumenti anche le sanzioni. E quindi la flat tax al 15% è una scommessa? Ebbene, una scommessa. Voi dite, ma con il sistema attuale tutto funziona? No, perché anche con il sistema attuale è tutta una scommessa, Quando alla fine dell'anno si fanno le manovre di aggiustamento di bilancio è perché quello che si era previsto non funziona, Anche adesso si fa con questo sistema fiscale uguale, Non è che cambia, è la stessa cosa, solo che la differenza è che oggi nessuno scommette sul futuro, oggi nessuno scommette sulla ripresa del paese. Allora, questa per noi sì che è una scommessa. Beh, però su cosa vogliamo scommettere, signori? Su cosa vogliamo scommettere? Vogliamo scommettere sulla capacità del popolo italiano di creare impresa, ricchezza e benessere a condizione che rimangano risorse sufficienti a ciascuno di noi, non solo per garantire una vita dignitosa, ma anche per realizzare quelle idee creative che hanno reso il nostro paese famoso in tutto il mondo. E questa non è una scommessa, è una certezza. Grazie per l'attenzione. Grazie. Poi se ci sono domande, ben volentieri.